Ragazzi, comunque incredibile. Ieri praticamente un ragazzo mi ha chiesto come ti piacciono le donne, ho risposto femminili. Poco dopo è arrivata un'altra domanda, mi chiedevano se ha senso nel 2020 usare la parola femminile. Io ho detto ovviamente sì, a meno che non vi piacciono le ragazze che parlano come gli uomini, coi peli, eccetera. E ho detto, mi aspetto le femministe che domani mi romperanno le scatole. Io scherzavo, in realtà è successo davvero. Sono tipo primo in tendenza su Twitter o qualcosa del genere perché appunto ci sono queste... Non so se sono associazioni, insomma, comunque queste crew di femministe che mi stanno martoriando la bacheca dicendomi le peggio cose. Allora, ragazze, io vorrei dire una cosa a queste ragazze, non a quelle che non si sono nemmeno chiamate in causa, ma a quelle che probabilmente hanno la coda di paglia e oggi non avranno niente di meglio da fare che rompermi i coglioni tutto il giorno sui social network. Ed è questa, secondo me, voi. Preciso, istampatello, voi intendo voi che mi state riempiendo di insulti, non l'universo femminile generale, voi donne che mi state insultando. Secondo me predicate bene e razzolate male, perché si parla sempre di parità di sessi, di libertà di pensiero, però poi appena uno dice una cosa che non vi piace andate a rompergli i coglioni. Allora, io non ho mai detto che una donna non possa avere i peli, non si possa vestire da uomo, bestemmiare, atteggiarsi come un uomo, cioè per me siete libere di fare il cazzo che volete. Però dico, come voi siete libere di conciarvi come volete, io sarò libero di dire che così non mi piacete. Oppure no, sono obbligato a dire che a me le donne mi piacciono tutte, se no sono maschilista. Cioè, ma che discorso è? Io sono anni, per esempio, che sento dire alle donne che un uomo non si deve depilare, un uomo deve essere villoso, perché no, l'uomo deve essere uomo. Ma non è che quando fate così noi ci prendiamo male, vi diciamo, oh, siete femministe, siete razziste nei nostri confronti, un uomo deve essere libero. Io, per esempio, mi depilo, perché a me i peli mi fanno schifo pure su di me. Eppure non è che vengo a cagarvi il cazzo ogni volta sulla bacchetta. E sapete perché non me la prendo? Non vengo mai a dirvi niente, né sui social né tantomeno nella vita reale, nelle interazioni che ho durante la giornata, quando magari si inciampa in certi discorsi. Perché io vivo bene con me stesso, non mi sento chiamato in causa, non ho la coda di paglia, credo davvero nella libertà di pensiero e di conseguenza ognuno per me può dire quello che vuole senza toccare la mia sensibilità. Cioè io non credo che il problema tra i due sessi si ponga quando uno esprime neanche un giudizio, un parere sui propri gusti personali inerenti all'aspetto di una donna. Cioè, io credo che il femminismo sia una causa giusta quando si parla di cose serie, di maltrattamenti, di violenze, di maschilismo sul lavoro, no? Cioè, in quello mi trovate anche d'accordo, ma però non posso veramente ogni volta chiedervi scusa perché dico che a me le donne mi piacciono depilate col rossetto e con lo smalto, e che cazzo? Quindi per concludere, alla domanda per te nel 2020 ha senso usare la parola femminile, cosa devo rispondere di no? Perché cosa c'è di sbagliato nel dire che una donna mi piace femminile? Cioè, ma ragazzi, ma vi rendete conto che stiamo discutendo di aria fritta? E io veramente parlo molto spontaneamente in queste storie che state guardando, perché poi di fatto la maggior parte delle donne che vedono queste storie, per la maggior parte delle donne intendo veramente quasi tutte, sono d'accordo con me. Però boh, c'è una nicchia che si prende male e mi rompe i coglioni. Allora vi dico, va bene, avete tutto il diritto di avercela con me, io ho tutto il diritto di dire che a me e a voi non piacete. E quindi, perfetto, possiamo vivere l'uno senza l'altro tranquillamente fino alla fine dei nostri giorni. Buona giornata!